Ciao a tutti e bentornati. Oggi vado a proporvi una ricettina semplice e veloce, petti di pollo alla puttanesca. Per la preparazione di questo piatto abbiamo bisogno di 300 g di petti di pollo, 100 g di farina 00, 50 g di olive nere denocciolate, una decina di capperi, 100 g di pomodorini, sale, pepe, origano e olio d'oliva. Andiamo con la preparazione. Iniziamo con l'impanare i petti di pollo, impaniamo ovviamente da entrambi i lati, scrolliamo l'eccesso e mettiamo da parte. In una padella abbastanza capiente andiamo a mettere circa 2 cucchiai di olio d'oliva, lo lasciamo scaldare un minutino e poi ci aggiungiamo i petti di pollo. Aggiungiamo le fette e le facciamo dorare un paio di minuti. Dorato da ambo i lati il pollo, è arrivato il momento di aggiungere i pomodorini. Le olive nere che io ho tagliato a rondelle. Un pizzico di sale, pepe, origano quanto basta e andiamo a girare il tutto. Mettiamo a coperchio e lasciamo andare qualche minuto. Passati 3-4 minuti a fuoco medio, andiamo a controllare il nostro pollo. Vedete che grazie al coperchio i pomodorini hanno già fatto un po' di sughetto. Giriamo il pollo e lo lasciamo andare altri 3-4 minuti. E praticamente il nostro piatto è pronto. Io per ultimi aggiungo anche i capperi, non li ho aggiunti prima perché se poi prendono troppo, la carne prende troppo gusto, mio figlio non mangia, però ovviamente voi potete metterli quando mettete le olive e i pomodorini. Dopo circa 10 minuti di cottura, i nostri petti di pollo alla puttanesca sono pronti. Buon appetito a tutti, vi aspetto per la prossima ricetta. Ciao!